Poter osservare un temporale dall'alto, per esempio dalla stazione spaziale, permette di scoprire un mondo ancora semi sconosciuto di effimeri effetti luminosi, come quelli registrati dall'astronauta Andreas Mogensen nel 2015 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Si trattava dei cosiddetti getti blu, un tipo particolare di quella serie di rapidissimi lampi e bagliori che si producono sopra le nuvole temporalesche e che sono il risultato proprio di ciò che in quelle nuvole accade. L'astronauta fu in grado di raccogliere un video sufficientemente chiaro del fenomeno mentre la stazione sorvolava la baia del Bengala. Ora il video è stato analizzato da un gruppo di ricerca danese, guidato da Olivier Chanrion, che ha contato quasi 250 scariche pulsanti blu nei 3 minuti scarsi di video, più di un getto blu ogni secondo, sparati fino a 40 km di altezza sopra il livello del mare. La prima osservazione di un cosiddetto evento luminoso transiente risale alla fine degli anni Ottanta. Grazie alle camere installate a bordo di velivoli come gli stessi Space Shuttle e aerei da ricerca scientifica, sono stati fotografati i cosiddetti spiritelli, gli sprite. Questi bagliori rossi nell'alta atmosfera sono legati alla contestuale presenza di intensi fulmini, ma non collegati alle nuvole in sé. Per comprendere meglio questi fenomeni, negli ultimi anni gli astronauti della stazione spaziale hanno ripetutamente fotografato questi spettacoli naturali di luce che si producono in cima ai temporali, raggiungendo altezze fino a 100 km sopra la superficie terrestre. Per rendere sistematico lo studio degli eventi luminosi transienti in alta atmosfera, i ricercatori dispongono ora di uno strumento della NASA, il Lighting Imaging Sensor, installato sulla stazione spaziale lo scorso febbraio. A questo si affiancherà a breve uno strumento europeo, ASIM, che, come dice il responsabile scientifico Thorsten Neubert, analizzerà i temporali e i loro effetti sull'atmosfera terrestre, registrando informazioni su getti blu e spiritelli rossi, ma anche su altri eventi come i lampi terrestri di raggi X e raggi gamma, che il satellite italiano Agile ha scoperto verificarsi soprattutto in prossimità di violente tempeste tropicali nella fascia equatoriale. Analizzando le tempeste da sotto e dall'alto contemporaneamente, permetterà di sviluppare modelli più accurati di come i fenomeni temporaleschi si sviluppino ed evolvano, portando quindi a previsioni meteorologiche migliori.